La pagella scolastica non misura le doti umane di un alunno o di una alunna. Questo video va a spiegare in maniera concreta, in una astratta, che dal mio punto di vista la pagella scolastica non va a misurare quelle che sono le doti umane di un ragazzo o di una ragazza, ma semplicemente vanno a valutare qual è il suo andamento scolastico, quindi vanno a valutare la sua didattica. Infatti vi ricordo che vengono riportati i voti e o i giudizi che vanno a qualificare un alunno dal punto di vista prettamente o meglio meramente didattico scolastico. Quindi a quelle persone che pensano erroneamente che la pagella scolastica vada a descrivere com'è un essere umano, dico vi state sbagliando, perché non va a classificare un essere umano secondo le sue doti, ma va a classificare un essere umano seguendo quello che è il suo andamento scolastico, la sua didattica. Ecco quindi che mai e poi mai una pagella potranno comunicarci com'è effettivamente un essere umano dal punto di vista etico, quindi morale, dal punto di vista dei suoi principi, dal punto di vista delle sue, chiamiamole, caratteristiche morali, etiche, personali. Ecco, io in questo video voglio riassumere il mio pensiero personale, la mia opinione, dicendo questo: sì, va bene accettare la pagella, ma la pagella non è il Vangelo, la pagella non va, lo ripeto nuovamente, lo ripeterò per sempre, a descrivere esattamente e concretamente parlando com'è una persona dal punto di vista, ripeto, umano. Ci parla solo di come va a scuola. Esempio pratico, per farvi capire che la pagella non potrà mai qualificare un umano. Abbiamo un ragazzino di seconda media che ha portato la pagella a mamma e papà, e mamma e papà, dopo averla letta, si sono accorti che il ragazzino in questione ha tre insufficienze: italiano, inglese e scienze, tre materie in cui non ha la sufficienza. Ora, queste tre materie in cui il ragazzino in questione ha riportato la insufficienza non significa che, siccome ha riportato una insufficienza, o meglio, tre insufficienze, che sia da escludere, perché, ripeto, che quel pezzo di carta ci dice solamente che quel ragazzino probabilmente non ha studiato bene in maniera approfondita queste tre materie e che ha riportato queste tre insufficienze. Basterà che questo ragazzino studi meglio, di più e in maniera più approfondita, ed ecco che queste tre insufficienze non ci saranno più. Ma queste tre insufficienze non devono creare una forma di discriminazione, cioè io non mi devo sentire discriminato se ho riportato qualche insufficienza, perché sono uguale agli altri. Ecco perché invece molto spesso riportare delle insufficienze per colpa di una pagella scolastica crea, tra virgolette, delle divisioni in ambito meramente scolastico. Quindi a scuola si vengono a creare delle divisioni. Argomento attinente a questo, le bocciature. Le bocciature sono fondamentali, fanno crescere gli alunni, le alunne. Bocciare è sacrosanto. Alle elementari non si boccia mai, alle medie inizia diciamo così, si inizia a bocciare gli eventuali ragazzi o alunni, che dir si voglia. Alle superiori le bocciature vengono proposte e avverate. Io lo ripeterò fino alla nausea e non ho paura a dirlo. Le bocciature servono perché una persona, un ragazzo, capisce lo sbaglio, si educa in maniera completa e totale nel, diciamo così, rendersi conto di dove ha toppato e può recuperare tranquillamente e serenamente. Non bocciare significa creare dei problemi, creare delle difficoltà a un alunno o a una alunna. Quindi bocciare sì, bocciare no, bocciare sì, assolutamente sì, perché può essere di aiuto, può fare molto e ripeto molto bene. Detto questo, io non voglio, diciamo così, fare l'uccello del malaugurio, però voglio rendervi conto, voglio svegliare il mio pubblico facendo capire a tutti che la pagella
può esserci utile dal punto di vista didattico, ma non qualifica un essere umano nelle sue doti umane. Vi ricordo che, infatti, spesso e volentieri, si pensa erroneamente, e questo lo fanno i genitori molto spesso, ma non sempre, che la bocciatura fa male. Ecco, vedi, è stato bocciato mio figlio, quindi mi stacco i capelli, mi tiro i capelli. La bocciatura educa, fa bene, aiuta. Questo è il mio parere. Detto questo, non voglio aggiungere altro, non mi voglio aggiungere altro. Vi chiedo di iscrivervi a questo canale di YouTube in cui troverete video di ogni tipo, in cui parlo di scienza, di religione, di fede, di scienza pura e semplice, ma anche e soprattutto di filosofia. E soprattutto, siccome mi considero un conoscitore italiano, nonché un filosofo, indago la realtà umana, indago la mente umana. Io riesco a capire cosa c'è nel cervello degli umani. Questa è una mia dote, questa è una mia, chiamiamola, caratteristica che ho fin da quando ero piccolo. Non aggiungo altro, vi ringrazio, vi lascio trovare le vostre relative conclusioni, perché dovete avere le vostre conclusioni, trovatele, apprezzatele, fate le vostre e poi eventualmente diffondetele, facendo sì che il mio pensiero non vada a, diciamo così, sparire. Grazie a tutti, da Leandro Smerli di Roma.